forse il sistema finanziario aveva bisogno di un'iniezione enorme, no, di denaro e hanno usato il lockdown come pretesto. Ci può essere anche questa discussione, se vogliamo, può essere giusta, può essere sbagliata, però si può dirlo. Quello che è sicuro è che hanno creato 11 mila miliardi e in risposta le borse e tutte le obbligazioni, i titoli sono andati su di, se tu fai la somma, no? Perché devi sommarle tutte e due, 40 mila miliardi. Quindi stiamo parlando di qualcosa di enorme. I morti del Covid sono una cosa triste, e anche i morti di vaccini, aggiungo. Però non sono forse dal punto di vista dell'insieme della popolazione, visto che poi comunque erano una percentuale, no, bassa, 6-7% del totale, può darsi che nei libri di storia ci rimarrà invece il crash finanziario che stanno creando, perché con il pretesto del lockdown hanno, come si vede, fatto qualcosa che non si è mai fatto. Hanno raddoppiato il bilancio delle banche centrali, creando 11 mila miliardi, hanno, in questo modo, per una serie di effetti a cascata, no? Che adesso non sto a discutere, però più o meno molti lo sanno, l'hanno intuito, c'è un effetto a cascata per cui le banche centrali comprano i BTP, comprano i titoli di Stato tedeschi, americani e inglesi, eccetera. Poi gli investitori che ricevono tutti questi soldi comprano qualche altro titolo diverso, magari di società, poi altri, incoraggiati da questo fatto e dai tassi bassi, comprano le azioni e il risultato è che le banche centrali ti creano 10-11 mila miliardi e il mercato finanziario sale in totale di 40 mila miliardi.